Giorgio De Matteis, candidato sindaco, perché? Candidato sindaco perché credo di aver interpretato l'esigenza vera della nostra città, quella di recuperare credibilità, serenità, capacità progettuale, fatta di confronto, fatto di apertura all'interno della città, fatto di apertura dalla città fuori, verso la regione, verso il governo, quale esso sia oggi e nel prossimo futuro. In questo senso aver interpretato questa esigenza ci ha portato alla creazione di questo progetto L'Aquila Città Aperta. All'interno di L'Aquila Città Aperta ci sono esperienze politiche diverse, ci sono movimenti, ci sono aggregazioni di sindacati, ci sono presenze culturali, cioè tutto quello che in questo momento in questa città è forza viva e che vuole dare un significato al proprio destino, al proprio futuro. D'altra parte rinchiudermi o rinchiuderci all'interno di uno steccato che sia di partito, che sia di coalizione, che sia di aggregazione, che sia di anacronistico, vuol dire non saper interpretare le esigenze vere della città. Stiamo cercando di dare voce a tutti quelli che in questo momento, in questi mesi, sono stati in silenzio, facendoli partecipare sul serio attraverso anche la responsabilizzazione del loro futuro e della nostra città. Quante e quali liste ci saranno? Per ora 6 liste, ma non dispero di aggiungere qualcos'altro nel prossimo futuro. Sono 6 liste e abbiamo voluto che ci fosse una partecipazione all'interno delle liste forte, sostanziale, le vogliamo concorrenziali all'interno e, come dire, competitive verso l'esterno. Siamo perfettamente consapevoli che si tratterà di una battaglia questa campagna elettorale, ma siamo altrettanto consapevoli, con il massimo rispetto nei confronti di tutti, che sarà una battaglia positiva. In cui naturalmente non si torna più indietro, è quel momento in cui si prende la decisione definitiva, una decisione non semplice, una decisione che comporta forse non grande popolarità, magari difficoltà, però una decisione che avverti dentro, ti senti responsabile di quello che accade nella tua città e questa responsabilità naturalmente non puoi delegarla sempre soltanto ad altri. Uno schieramento trasversale, far entrare tutti, come si fa a tenere alta la qualità delle persone senza imbarcare gente solo per avere voti? Lo si fa semplicemente decidendo di fare qualcosa di nuovo sul serio e non rientrando all'interno di schemi precostituiti e di situazioni ormai superate dal passato. Abbiamo parlato per mesi e mesi di primarie farsa da un lato, di primarie inesistenti dall'altro, mi pare di averlo detto in tempi assolutamente non sospetti. Quel tempo noi lo abbiamo impiegato per parlare con le persone, con l'Aquila, quella vera, e non soltanto all'interno di una sede di partito per discutere se valesse o meno una primaria farsa o una primaria da non fare. Cialente, De Matteis, Properzi, chi di questi sarà al ballottaggio? Beh, io non so chi degli altri due, noi sicuramente sì. Okay. 10 candidati sindaco, è un'opportunità, è una cosa sbagliata, è una mostruosità, che cos'è? Beh, devo dire, da un punto di vista è un segnale positivo, se vogliamo, perché tutti, credo, anzi ne sono assolutamente certo, partecipano perché hanno questa tensione morale di fare qualcosa di utile per la città, tutti i candidati, sicuramente. Ciò che è importante, naturalmente, è che poi questa tensione non svanisca nel breve spazio di un mattino che è una campagna elettorale, ma che resti forte anche dopo, chiunque dovesse entrare in Consiglio Comunale, ma anche per coloro i quali resteranno fuori dal Consiglio Comunale. Aver cercato di dare un segnale e il proprio apporto alla città non può essere vanificato soltanto all'interno di una campagna elettorale, bisogna avere il coraggio di continuare anche dopo. Cialente non ha sparato mai contro Properzi, mentre De Matteis è il candidato dei poteri forti. Per lui che cosa significa questo? Beh, devo dire sinceramente che ha ragione. Io sono il capo dei servizi segreti di Paperopoli e i miei vice sono Topolino e Minni. Credo che Cialente veramente abbia ormai raggiunto l'apice e la sublimazione del nulla cosmico, se permettete, nel momento in cui invece di parlare dei problemi della città, il progetto case, le aree bianche, il piano di ricostruzione, vede me come i poteri forti. D'altra parte basta uscire fuori e vedere quali sono i poteri forti. I poteri forti sono i cittadini dell'Aquila, forse questo ancora non l'ha compreso a fondo. C'è un sindaco uscente che ha detto noi siamo un minestrone. Devo dire che ogni tanto ha ragione effettivamente. Noi siamo un minestrone fatto di verdure buone, di verdure che fanno bene alla salute, di verdure che fanno crescere e che sicuramente sono migliori di una minestra riscaldata.
Carla Mannetti, dirigente regionale PDL, nonostante continui a essere nel Partito Azzurro, oggi qui per testimoniare il sostegno a Giorgio De Matteis. Sì, in molti abbiamo aderito a questo progetto di Giorgio De Matteis, l'Aquila Città Aperta. Abbiamo anche annunciato proprio ieri che stiamo partecipando alla costituzione di una lista civica a sostegno di questo progetto. Siamo convinti che con Giorgio De Matteis possiamo dare un futuro all'Aquila e quindi con fermezza e passione approviamo questo progetto e lo appoggiamo. Dialogo chiuso con il PDL aquilano? No, veramente il PDL aquilano un po' con noi il dialogo l'ha chiuso da tempo, però con il PDL il dialogo non è chiuso, ci sentiamo sempre con gli altri componenti del coordinamento regionale, però in questo contesto cittadino, civico, di elezioni amministrative noi abbiamo fatto una scelta diversa. Vito Colonna, capogruppo di Alleanza Nazionale in Consiglio Comunale, oggi qui per testimoniare il sostegno a Giorgio De Matteis. Sì, naturalmente stando qua e stamattina ho avvertito i vertici del partito provinciale della mia decisione di candidarmi con la lista in appoggio a De Matteis. Lei rimane comunque nel PDL? Io ho dato la mia disponibilità a De Matteis per avere un progetto, diciamo, per un'Aquila migliore. Rimango nel PDL, poi ci sarà una decisione del PDL, se mi vorranno espellere dal partito, io sto qua. Insomma. Comunque per il momento non esco perché comunque questa elezione, questa votazione è una votazione che si doveva discutere già da settembre dell'anno scorso, non possiamo arrivare agli ultimi giorni che ancora dobbiamo decidere chi sarà il candidato e chi saranno le liste. Corrado Ruggeri, perché il popolo di centrodestra dovrebbe votare Giorgio De Matteis? Ma innanzitutto perché i risultati dell'amministrazione del centro-sinistra sono stati deleteri sotto tutti i punti di vista. Poi in questo momento così particolare per l'Aquila abbiamo ritenuto opportuno tirarci fuori da qualsiasi coalizione partitica, da come sono state strutturate fino ad oggi le coalizioni e quant'altro, proprio perché l'Aquila ha bisogno della collaborazione di tutti quanti.